raggiungere questa fede, questa concentrazione, dobbiamo unire tutte le nostre facoltà. Per questo vi racconto una piccola storiella indiana, che c'erano quattro diversi tipi di yogi, c'è cioè un Bhakti Yogi, un Jnana Yogi, un Raja, un, no, Kriya Yogi, un Karma Yogi. E loro camminavano sulla stessa strada, no? E sapete un po', cioè, tra di loro c'è sempre un po' di conflitto, quindi il Jnana Yogi diceva, ma questi qua non è che sono tanti istruiti, che non hanno veramente la comprensione dell'uno, della coscienza immortale, eccetera. Ma non lo so, questi altri qua, il Bhakti Yoga diceva, aveva compassione con gli altri, dicendo, ma loro veramente non hanno una vera fede, non hanno, vedi qua, questo là sta sempre a lavorare, l'altro sta a studiare, quell'altro sempre a meditare, però l'amore e la devozione io non lo sento, non fanno mai la puja. Poi c'era il Karma Yogi che diceva, mamma mia, questi qua pigri sono, no? Tutto il giorno lì a meditare, a pregare, chi fa il lavoro del Signore? Nessuno qua disponibile, no? Il Kriya Yogi invece stava dicendo, ma solo la vera comprensione del prana, dell'energia interiore gli dà la realizzazione, questo qua sono tutti percorsi inferiori. E così continuavano questi quattro yogis a camminare lungo la strada. E cominciava ad arrivare un bruttissimo tempo, una pioggia forte, un temporale, grandine, e tutti e quattro insieme dicevano, cosa possiamo fare? Dobbiamo rifugiarci da qualche parte. E alla fine il Bhakti Yogi, perché conosceva tutti i templi del territorio, ha detto, ah, di là so, c'è un piccolo tempio qua indietro. Quindi trovavano questo piccolo, era tutto rotto il tempio, è rimasto solo un tettino con un Murti al centro. E il grandine scendeva a fulmine e tutti questi quattro yogi si stringevano al centro, sotto il tettino, intorno a questa statua di Dio. E all'improvviso il Signore appare a loro. E loro quattro dicono, ma signori, come mai che appari adesso? E lui risponde, ci voleva tanto per fare unire voi quattro idioti in qualche modo. Questo dobbiamo unire tutte le no io ho un obiettivo molto alto, dobbiamo unire tutti i nostri varietà, capacità e aspetti della nostra natura per avere successo nel percorso spirituale. Tanti, quando leggiamo queste parole di Gesù, che sono strapotenti, no? Se tu hai veramente fede, puoi anche spostare una montagna. C'è questa storia, anche una piccola altra storia, di un uomo che cristiano, crede in queste parole. Allora io, c'è questa montagna davanti alla mia bella vista verso il mare. Allora stanotte mi metto lì a pregare e vediamo che accade. Prega tutta la notte, apre la finestra nella mattina e dice, lo sapevo, la montagna c'è ancora, no? E ovviamente lì c'è già la convinzione che la preghiera non ha questo potere, no? E ovviamente c'è il dubbio e per veramente entrare al centro del nostro potere, in qualche modo dobbiamo crederci, essere al 100% convinti. Swami, una volta una persona veniva da Swami, che aveva un cancro in uno stato molto avanzato, dicendo, guarda, io mi autoguarirò con la preghiera. E Swami ha guardato questa persona con calma negli occhi, chi conosceva Swami può immaginare un po' l'effetto. E Swami diceva, ma hai la concentrazione necessaria e la disciplina necessaria? La persona, perché in questo momento doveva essere sincera,
diceva, non Signore, non ce l'ho. Quindi dobbiamo anche in qualche modo essere realistico con le nostre capacità. Sull'altro lato, sapendo che dentro di noi c'è comunque un grande, c'è tutto il potere necessario, se riusciamo veramente ad avere la disciplina e la concentrazione per raggiungerlo. E questo ovviamente è un grande lavoro. Ho visto su YouTube l'altro giorno un documentario, forse voi avete già sentito parlare. C'è un personaggio in Olanda, si chiama Iceman, l'uomo del ghiaccio, che è forte. Lui ha fatto credo 26 record mondiali, no? È andato sotto dentro il ghiaccio per 2 ore senza muoversi, proprio hanno riempito una vasca di ghiaccio e lui rimaneva dentro, oppure ha camminato sul Monte Everest scalzo, solo con costume, ha fatto delle cose, tutta una serie di cose pazzesche, no? E un feedback con qui. E ancora? No. Lui insegna una tecnica di poter fare questo, semplicemente una specie di pranayama, un respiro intenso, poi devi crederci al 100%, quello che fai, poi insegna anche un modo per entrare in uno stato senza respiro, di apnea, anche dopo pochi giorni le persone vanno per 3 minuti, anche di più, in apnea e in qualche modo si va nell'acqua ghiacciata. So che voi subito adesso volete fare tutta questa pratica di entrare pian piano proprio finché entri, proprio superi il tuo potere, devi diventare più grande del potere del freddo, dice lui, no? E adesso anche ha dimostrato in tanti test, no, come anche il controllo del sistema immunitario, anche del sistema nervoso involontario, che si può avere non in una persona tipo religiosa o spirituale, è tutto pratica fisica alla fine. Anche lui ha portato in questo documentario 20 persone, no, con sé in 2 settimane, ha insegnato queste tecniche, sono camminato su una montagna in Polonia, dici sotto zero qualcosa, no? E dopo dei virus e loro potevano spingere con la loro volontà, dopo 2 settimane di allenamento, questo virus, e aveva un controllo del sistema immunitario. Quindi la nostra capacità di poter anche influenzare le cellule è enorme, a prescindere di anche attraverso pratiche e la fede, volendo, ovviamente non è quello che non vi vedo molto volontarioso di fare queste pratiche dell'acqua ghiacciato, ci sono anche, non è il nostro obiettivo necessariamente questo, solo per dimostrare il potere della nostra capacità anche fisica. È molto ben saputo che l'effetto placebo, no? Che quando un dottore dà una pillola finta, la persona non lo sa, 30% dell'effetto e la credenza nell'efficacia della pillola. E cambiando ancora quando ti dà un dottore autorevole e ti dice, guarda, tu guarisci con questa pillola, 50% dell'effetto. E questa credenza in quello che dice il dottore, ovviamente noi abbiamo, il guru ci dice, il maestro ci dice, la credenza ovviamente è una parte del percorso, la nostra convinzione. Ogni tanto ho raccontato questo, che mi ha scioccato, leggendo di questa malattia di pluripersonalità,
che ci sono delle persone che hanno tante personalità all'interno del loro essere. E è venuto fuori perché 50 anni fa i psichiatri, sono arrivato dai psichiatri, hanno detto: guarda, non mi ricordo quello che faccio la metà della mia giornata. È venuto fuori che cambiano personalità da uno all'altro istantaneamente durante il giorno, una parte non ha la memoria dell'altro, ma quello che è molto curioso è che ci sono tipo malattie come la diabete o altre malattie, da un momento all'altro non c'è più o arriva. Oppure anche gli occhi cambia, il colore dell'occhio cambia, arrivano delle macchie sulla pelle, quando cambia la personalità, le malattie, tutto questo, il corpo si adegua a quella nostra credenza di ciò che crediamo di essere. È molto, molto potente questa comprensione che questi non sono santi, non sono maestri, sono persone normali, anche forse ammalati, però è così come così funziona. Noi creiamo tutto il nostro corpo in verità e tutto anche la nostra realtà con una forte convinzione di ciò che siamo in verità. Ovviamente avete spesso notato anche le persone un po' io ho notato queste persone con grande successo, no? Che sempre hanno successo, sono molto convinti di se stessi, no? Io ho un amico che conosco da quando aveva 7-8 anni, credo, in India. Quando poi è cresciuto mi ha stupito, mamma, quanto era lui convinto di se stesso, delle sue capacità. E guarda caso, ogni anno lo incontro, una storia di successo incredibile, una cosa dopo l'altra, tutto va sempre bene, è quasi vergognoso, va sempre tutto bene. E addirittura c'era una sua storia. Che quando aveva 28 anni aveva una profezia, che nel suo, da un astrologo, no? Che c'era un pericolo di morte, molta probabilità di morte in quel momento. E lui che ha fatto, cosa facesti tu, di cercare di proteggerti da possibile pericolo? Lui ha fatto l'opposto, ha pensato: che potrei fare per sfidare la morte? Ah, lui andava, piace andare con la moto e quindi è stato anche fatto un film su questo perché ha portato con sé un po' di ragazzi che sono andati con il moto sul più alto passo del mondo, nell'Attacca a 5600 metri, prima che aprisse. E sui ghiacciai era una cosa pericolosissima, no? Ha sfidato, e alla fine non è successo niente, però credo la sua volontà, no? Di affermare la vita era più forte della potenzialità della morte. È molto, molto curioso. Come queste parole di Swami, la disciplina e la concentrazione sono un po' la chiave di come arrivare a questa nostra centrale capacità di poter anche diventare creatore della nostra realtà. In India ci sono così tante storie. E quello che sempre accade dai devoti, dai maestri, prima di diventare questo, loro fanno il tapassya, no? C'è sempre, poi è andato a fare il tapassya sulla montagna, a convincere Dio che deve essere tipo illuminato, oppure avere anche una cosa materiale, un boon, una benedizione in qualche modo per qualcosa che vuole ottenere. Fanno sempre una grande tapassya, vuol dire applicano concentrazione e disciplina, no? C'è la storia di Parvati, conoscete Parvati, la moglie di Shiva? Che lei era tanto, tanto, tanto innamorato nel Signore Shiva, però Shiva,
conoscete, Shiva stava sempre sul Kailash a meditare, non, proprio non importava niente di Parvati, non si, si faceva muovere. Lei veniva anche con tutta la sua bellezza, ha cambiato forma, era bellissimo, attraente, cercava di attrarre l'attenzione di Shiva. Niente, lui stava lì a meditare, immobile. E poi ha capito, guarda, lui è un grande asceta. Io per essere attraente a lei non servono belli vestiti, ornamenti e tutto l'altro. Io devo diventare un asceta. E quindi lei si metteva su un posto nell'Himalaya che c'è ancora a meditare, cambiava vestiti, metteva vestiti di un asceta e faceva un sadhana, una pratica per tipo decine di anni, forte, forte, concentrandosi solo a Shiva, 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 no? E con tutto il fuoco, con tutta l'intenzione a realizzare Shiva. E andava avanti e Shiva cominciava, si diceva che intorno a lei tutto cambiava, no? Il bosco diventava, gli animali selvatici diventavano tutte umide, tutto cresceva più bello, più forte intorno a lei, e lei emanava questa grande, grande energia del sud, questo grande fuoco del sud, tapassia, no? Che tutta la natura intorno si è adeguato al suo potere. In un certo momento Shiva nota nel campo infinito questo calore di questo tapas, di questa donna, e apre un pochino un semi-occhio, no, e nota dal suo samadhi. E dice, ma dobbiamo testare questa donna. E quindi si cambia forma, fa shape-shifting, appare come un bramino. E dice a Parvati, ma cosa stai facendo qui perdendo il tuo tempo? Questo Shiva è puzzolente, non hai visto, pieno di cenere, pieno, non si lava mai, è bruttissimo. Tu stai qui, sei una principessa, perché non torni indietro nel tuo regno e fai il tuo... Che stai indietro questo mendicante sulla montagna? E Papa dice, come ti permetti, no, di dire una parola brutta sul mio signore, no? Eccetera, eccetera, eccetera. Ovviamente poi il bramino cambia forma e il suo signore, ovviamente poi nasce la grande storia di amore tra Shiva e Parvati. Un esempio di tanti esempi di questo grande vigore, di questa grande intensità che dobbiamo sviluppare nel nostro, nella nostra ricerca spirituale. Ho fatto prima questi esempi delle persone come il Iceman o come queste altre persone che hanno avuto in qualche modo di capacità di cambiare il loro corpo, la loro natura, ma quello che noi veramente... sul sentiero della... Sì. Noi sul sentiero della realizzazione del sé abbiamo tutto un altro obiettivo. Il nostro obiettivo è quello di essere liberati, di ottenere mukti, di essere libero di qualsiasi cosa. E non forse ci interessa neanche tanto di poter andare... nell'acqua ghiacciata per 2 ore o avere altri, neanche acquarire il proprio corpo, perché qualcosa cambia nell'atteggiamento quando noi cominciamo con serietà di entrare sul sentiero spirituale. C'è una carina vignetta che illustra questo atteggiamento in modo simpatico. C'è un uomo che prega, oh Dio, cambia questa situazione nella mia vita, cambia, ti prego, cambia questa situazione nella mia vita.
sull'altro lato, prossima pagina, la vignetta Dio, no? Dio dice, ah, è proprio frustrato. Ho fatto una grande fatica a creare questa situazione per cambiare lui e lui vuole che io cambi la situazione. È un po' la grande discepola di Yogananda. Sister Gyanamata ha avuto questa bellissima preghiera. O Signore, non cambi le circostanze nella mia vita, cambi me. Per ciò che accade nel percorso della spiritualità, che tu comprendi, che in qualche modo il devoto comprende che ogni cosa che accade nella tua vita con la precisione del 100%, prima che ti hai in qualche modo meritato, che è frutto delle tue azioni del passato, secondo è una grande opportunità. Il Dio che ha faticato a creare questa situazione per noi, per poter cambiare noi, e quindi accettando totalmente tutto quello che accade nella vita, è un primo passo nella trasformazione di liberarci di questo vincolo della vita. E tutto, no? Vedete la differenza che come tutto, con questa comprensione, come tutto cambia in qualche modo nella tua percezione della realtà. In Dio, in India, anche questo modo carino di dire, no? Quando anche qualcosa di brutto ti accade, il Guru Prasad, tipo il Prasad, il dolcetto, la pallina dolce che dopo la cerimonia il maestro ti dà come cibo benedetto. Anche ogni cosa che accade nella tua vita, il maestro ti dà. È un dolcetto, una cosa, una benedizione che tu ottieni. I maestri non sono morti o vivevano da qualche parte, agiscono attraverso ogni circostanza della nostra vita. L'insegnamento principale accade attraverso quello che accade in ogni istante della nostra vita. E sono tutti piccoli e grandi strumenti di comprendere, di risvegliare e di aprire la porta del nostro cuore. La bellezza, in qualche modo, quello che mi sempre ha tanto attratto sul sentiero dello yoga, che alla fine non devi credere in niente. Non devi credere a questo Dio, a quest'altro Dio, o in questa forma, a quest'altro. Puoi credere tutto o credi in niente. Puoi anche essere ateo. Non importa, non è questione della tua credenza, ma come diceva Yogananda, tante volte, fai un po' di questa pratica che io ti do, no? Provalo. E se poi fa un po' di effetto, saprai, realizzi questa realtà. Non è più una cosa di credere, vuol dire non sapere, no? Noi dobbiamo sapere, comprendere. Ti possono raccontare in tanti libri sacri, puoi avere tutta la coscienza del mondo che puoi raccontare, però in verità non sai niente perché non lo hai sperimentato. Lo yogi non è contento di questo, lo vuole sperimentare. E quindi pratica cose, metodi che ti possono dare l'esperienza. Yogananda dice nella autobiografia di un yogi, cioè con solo un poco pratica puoi sentire il suono del Om dentro di te. In questa esperienza ti dà grande fede perché tu veramente percepisci il divino Om. E Om è Dio, non viene necessariamente in tante forme, una realtà interiore o la luce che può apparire quando sei veramente profondamente calmo, o all'improvviso senti una gioia che finora non hai mai sentito. Questo è reale, questo è concreto, reale per te. E da questo poi in qualche modo la tua anima riconosce una certa possibilità che,
che sono all'interno di questa esperienza di più profondità, più intensità, più grande, più di tutto è possibile. Dobbiamo in qualche modo rompere questa, in certo senso si potrebbe dire, noi siamo cascati tutti in una falsa credenza, in una falsa religione, che è questa religione che da quando siamo piccoli ci ha insegnato, ci ha detto che il mondo, noi siamo corpi e tu sei questa personalità o questa personalità e viviamo in un mondo materiale, no? Tutti ci hanno raccontato questa cosa e che secondo gli yoghi è una falsa credenza e non il passato, se nessuna realtà, neanche anche la scienza ci ha compreso che non è basato su una realtà concreta, che non c'è niente di questo in verità, guardando nel fine, nel dettaglio della come è creato tutto. Quindi loro vengono, questi maestri, da quando c'è l'uomo sulla terra, in qualche forma, in qualche modo, loro vengono e vengono e vengono a dirci: ragazzi, svegliatevi, voi non siete solo il corpo. Questo mondo è non solo il mondo materiale. Dentro, oltre questo, ci sono livelli, livelli e livelli e livelli di percezione di realtà. Svegliatevi a queste percezioni. Voi tutti, in essenza, siete beatitudine. Immaginate beatitudine. Cosa, non è una bella parola, però di sentire questo corrente di una incomparabile gioia che vi attraversa, di un amore che non è più condizionato di persone, di circostanze nella vita, un amore che è incondizionato, che è costante, che è assoluto, che è una pace che abbandona tensione dentro di voi che neanche sapete di avere in questo momento, una pace totale che è estesa fino oltre il confine di questo universo. Immaginate solo la grandezza, l'enormità di questa premessa, di questa promessa dei grandi maestri. E tutto questo dicono: noi siamo. E tutto questo dicono: noi possiamo realizzare dentro di noi il nostro vero sé. Signore mio Altissimo, la mia vita dedico a te, le fatiche, gioia e dolore, il piacere e la Yes.
Cielo.